Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. 20 ordinanze di custodia cautelare in esecuzione di un'operazione dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Caserta, scattata nelle province di Napoli, Avellino, Frosinone, Alessandria, Perugia e Pordenone. Le misure sono state adottate su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli al termine di un'inchiesta sulle attività svolte dai clan Bifone e Petruolo per conto del clan Belforte di Marcianise. I reati ipotizzati sono quelli di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentativo di omicidio, incendio doloso, spaccio di sostanze stupefacenti. Continua e incessante l'opera di repressione da parte della Polizia di Stato contro il fenomeno delle piazze di spaccio, soprattutto all'interno dell'ormai conosciuto Parco Verde di Caivano. Alla luce del disorientamento causato dall'incisiva azione giudiziaria che ha determinato nuovi equilibri venutisi a creare su quel territorio, subito dopo l'arresto del capoclan Antonio Ciccarelli e di diversi suoi affiliati, operati dalla Polizia di Stato nello scorso mese di dicembre, la squadra mobile si è focalizzata nei confronti del pregiudicato Raffaele dell'Annunziata, 24 anni di Caivano, latitante poiché destinatario di ben due provvedimenti cautelari. Il primo individua precise responsabilità relative all'omicidio di Modestino Pellino, esponente di vertice dell'articolata coalizione camorristica attiva sul territorio di Afragola. Il secondo provvedimento cautelare, invece più recente, risale al dicembre 2014 ed individua nell'Annunziata tra i promotori di un sodalizio dedito attivamente allo smercio di sostanze stupefacenti all'interno del Parco Verde. Gli uomini della mobile hanno arrestato questa mattina il latitante che aveva trovato rifugio in un'abitazione nel comune di Caivano. Davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, le famiglie senza tetto sgomberate stamattina dall'ex scuola Belvedere della città nella quale avevano trovato alloggio abusivamente circa 4 mesi fa. Dinanzi al portone d'ingresso, gli sfollati hanno sistemato una tenda e collocato masserizie. Momenti di tensione al Vomero, dove la polizia è intervenuta per lo sgombero dell'ex scuola Belvedere, occupata da una quarantina di senza casa che hanno tentato di opporsi barricandosi nelle stanze. Sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco e alla fine lo sgombero si è concluso senza incidenti. Proteste intanto all'esterno della struttura da parte del Comitato per la Campagna sul diritto alla casa, Magnammo Ciopesone, che sottolinea la struttura è appartenente ad una congregazione religiosa ed è frutto di una donazione vincolata all'uso sociale e fu rioccupata alcuni mesi fa nell'ambito della campagna sociale per il diritto alla casa. Questa iniziativa importante per la città di Napoli è stata effettuata senza che il comune fosse stato avvertito, lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il quale non entra nel merito della vicenda, ma sottolinea assolutamente che il comune doveva essere avvertito per far sì che potesse mettere in campo la dovuta assistenza e fornire quindi servizi socio-sanitari agli sgombrati. In base alle dichiarazioni dei redditi poteva vivere a malapena, in realtà era in possesso di beni per oltre 1,5 milioni di euro, tra cui 8 appartamenti, un'autovettura e ben 7 conti correnti accesi in vari istituti di credito a Napoli e provincia. Sono questi gli averi che i carabinieri hanno confiscato su decreto del giudice per le indagini preliminari di Napoli, emesso su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea al pregiudicato Maurizio Cella, 39 anni, condannato con sentenza definitiva alla pena di 9 anni per spaccio e traffico di droga. Per il ministro della giustizia Andrea Orlando non c'è alcun rinvio nei tempi di approvazione del decreto legge sulla corruzione, lo ha detto rispondendo a Napoli dove ha incontrato i vertici giudiziari e gli avvocati. Non c'è rinvio perché la commissione del Senato licenzierà questa legge entro la fine della settimana ed è già fissato il termine entro cui dovrà andare in aula. Il rinvio è stato determinato soltanto per la definizione di una delle figure di reato, nello specifico il falso in bilancio, su cui si sta continuando a lavorare. Il ministro ha smentito anche una diminuzione dei fondi per il pattugliamento della terra dei fuochi, che comporterebbe una riduzione del numero dei militari presenti. Quanto al giudizio negativo di Legambiente sull'attuazione del decreto per la terra dei fuochi, Orlando ha detto che non è in grado di rispondere sull'attuazione del decreto, che implica il concorso di tanti enti coinvolti, ma se Legambiente dice che il decreto non è stato attuato, significa forse che era buono. Le resistenze sono nelle campagne che spesso si sviluppano dicendo che le pene alternative sono in qualche modo una forma di
buonismo, mentre invece noi vediamo che le pene alternative non sono solo un modo attraverso il quale spesso si restituisce alla società ciò che è stato tolto, ma sono anche quelle che producono un indice di recidiva molto più basso rispetto a altri tipi di sanzione. Quindi non tutto può essere risolto con le pene alternative, perché ci sono tipi di reati che non possono che implicare il carcere, però credo che in questi anni si sia, per ragioni anche propagandistiche, eccessivamente indicato il carcere come soluzione. Se guardiamo gli altri paesi europei, che non sono né più lassisti né più buonisti di noi, vediamo che il sistema delle pene alternative si è ampiamente sviluppato e ha ottenuto dei risultati soprattutto in termini di sicurezza, perché chiaramente la recidiva alta è soprattutto un danno per i cittadini che sono fuori, che vedono minacciati la loro sicurezza dal ritirarsi di alcuni comportamenti. Proponeva in affitto case e appartamenti di cui non era proprietario, in rinomate località sciistiche a prezzi estremamente convenienti su un sito online, ma dopo aver intascato la caparra attraverso versamenti che venivano effettuati sulla sua carta prepagata, spariva nel nulla. Con questo sistema un napoletano 51 anni, pluripregiudicato, ha messo a segno numerose truffe in diverse città italiane. Ad individuarlo e denunciarlo alla magistratura sono stati i carabinieri di Ariano Irpino, ai quali si è rivolto un giovane di Avellino cui l'uomo aveva affittato sulla carta un appartamento a Roccaraso, che però non esisteva. Un camper attrezzato per fornire assistenza sociosanitaria senza fissa dimora nell'area metropolitana di Napoli. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Onlus Medici di Strada, presieduta da Giuseppe Liguori e di cui è socio onorario Don Gennaro Matino, ed è realizzata in collaborazione con la tenda ed il Comune di Napoli. Il camper, che in una prima fase sarà posizionato in piazza Trieste e Trento, inizierà poi a girare in città e nell'Interland, fornirà servizi di assistenza medica, supporto alimentare, amministrativo e psicologico a persone che vivono per strada e che si trovano sotto la soglia della povertà. Secondo i numeri forniti da Don Matino, in città sono oltre 2.000 i senza fissa dimora. Sì, un'occasione importante e nuova. Non è nuovo l'intervento a favore dei senza fissa dimora, perché grazie a Dio questa città ha un'esperienza di aiuto e di supporto ai più sfortunati, a quelli che vivono nella precarietà, che siamo felici che tanti si mettano a disposizione degli ultimi. Questo era un servizio che mancava in realtà. Da un'osservazione fatta sul territorio ci siamo resi conto che l'assistenza prossima a coloro che vivono nel disagio mancava ed è maggiormente necessaria dal punto di vista del dialogo con questi nostri fratelli più sfortunati, perché proprio la loro condizione li porta lontano dalle strutture mediche, dalle strutture sanitarie. In questo caso si può dare un supporto, un aiuto per strada fatto da medici competenti, da paramedici, e nello stesso tempo creare un coordinamento con tutte le altre agenzie di assistenza fino a creare una filiera per il recupero totale della persona dalla strada ad un intervento più capace di reinserirlo nella società. Una coppia è stata minacciata da quattro donne del rapimento della figlia di 7 anni perché incapace di restituire la rata di un prestito. È successo a Villa Ricca, dove i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno arrestato quattro donne. Ai domiciliari sono finite Anna Arnone, 61 anni, Anna Caliendo, 70, Anna Maria Giacobelli, 32 anni, e Raffaella Ragno, 36 anni, tutte accusate di tentata estorsione e minacce. Si celebra oggi la 23esima giornata mondiale del malato, la cui ricorrenza coincide con la festa della Madonna di Lourdes. Nell'ambito dell'evento, l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Siepe, ha fatto visita questa mattina ai degenti dell'ospedale Loreto Mare di Via Marina. Accolto dal parrocchiano del nosocomio, dai vertici ospedalieri e dal direttore dell'ASL Napoli 1, l'arcivescovo ha portato un conforto prima ai ricoverati nel pronto soccorso per poi far visita al reparto di rianimazione. La visita ha fatto tappa anche nel reparto di neonatologia. Ma guardi, il conforto migliore è quello di far sentire una vicinanza, far sentire loro che c'è chi in una maniera o in un'altra cerca di essere vicini per partecipare un po' anche alle sofferenze di questi malati. Il malato non è uno escluso, uno che
è differente, è uno che ha bisogno soprattutto in primo luogo di un'assistenza medica adeguata, necessaria, ma poi anche di quegli gesti di solidarietà, di amicizia che diventano la cura poi primaria. Il primo consiglio di indirizzo della nuova governance del Teatro San Carlo si svolgerà il 23 febbraio, ad annunciarlo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che firmerà la lettera di convocazione a breve. Inizia così, ha detto il primo cittadino, un'avventura nuova e si deve iniziare nell'ottica di un dialogo istituzionale corretto. Scoprire i vantaggi e le opportunità per le imprese di utilizzare la moneta complementare che permette lo scambio di beni e servizi in rete senza liquidità. E questa è la mission della prima edizione del matching di cambio merci, piattaforma web che permette alle aziende di comprare e vendere beni e servizi tra di loro senza l'utilizzo della moneta fisica. La convention si è svolta a Napoli presso Palazzo San Teodoro. Bisogna assolutamente incentivare questo tipo di scambi in un momento di grande difficoltà, spiega Francesca Scarpetta, direttore generale di Cambio Merci. Questa è la prima edizione, noi siamo un circuito che diamo l'opportunità alle aziende di acquistare e di vendere all'interno del circuito senza utilizzare il denaro. Lo facciamo attraverso una piattaforma tecnologica che gestisce appunto gli acquisti e vendite delle aziende. Con questa prima edizione abbiamo fatto in modo che le aziende potessero incontrarsi tra di loro e quando utilizzare quindi una sede fisica per permettere loro di fare affari in una stessa giornata. La giornata poi prevederà anche altri due incontri formativi e un convegno proprio sulla moneta complementare. Tra l'altro è anche un evento accreditato per i commercialisti, che avremo il presidente anche dei commercialisti, che comunque spiegherà quelli che sono tutti gli aspetti fiscali del circuito di moneta complementare cambiomerci.com. Noi attualmente abbiamo più di 500 aziende associate di tutte le categorie merceologiche che appunto acquistano e vendono senza utilizzare denaro. La procura tedesca ha reso noto che verranno restituiti all'Italia oltre 500 libri antichi, tra cui edizioni originali di Galileo e di Copernico, sequestrati a Monaco e rubati in varie biblioteche italiane, in particolare dalla Girolamini di Napoli. I libri, per un valore di almeno 2 milioni e mezzo di euro, fa sapere la procura, saranno consegnati all'autorità giudiziaria italiana venerdì prossimo. Una buona notizia dunque. Diamo un calcio all'indifferenza, triangolare di calcetto nel carcere di Poggioreale a Napoli, organizzato dall'Associazione La Mansarda, di cui è presidente Samuele Ciambriello, che si occupa da alcuni anni del tema del carcere promuovendo iniziative solidali. Un triangolare di calcio che ha visto sfidarsi tra loro detenuti, giornalisti sportivi campani ed ex giocatori del Napoli. Per Samuele Ciambriello la Costituzione parla del carcere come luogo di rieducazione e reinserimento. Alla persona che sbaglia va tolto il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità. Oggi è un piccolo miracolo qui nel carcere di Poggioreale per due motivi. Innanzitutto è gli ex giocatori del Napoli che hanno accettato il mio invito, i giornalisti sportivi dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, giornalisti sportivi della Campania, e la direzione del carcere. C'è un campetto di calcetto che è stato per anni inutilizzato. Il direttore lo sta facendo utilizzare tutti i giorni, giocano a calcio, ci sono le regole del calcio, ma soprattutto si evita che il detenuto possa restare in cella 22-23 ore al giorno. Noi come associazione siamo convinti di due valori importanti. Il carcere, come dice la Costituzione, serve a rieducare. Secondo, alla persona che sbaglia va tolto il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo, come di consueto, il nostro appuntamento con l'ente di ingrandimento. Giovedì sera 22:40 sarà ospite, come ogni settimana, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Potete scrivere per rivolgere domande a redazione@televomero.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.